ad ognuno di noi, perché è la sintesi fra l'entusiasmo e la fragilità, fra la volontà sincera di seguire il Maestro e l'esperienza concreta della sua caduta personale. Caduta peraltro non di fronte a una grande difficoltà, ma di fronte a una semplice affermazione: non sei tu fra i suoi discepoli. Però è altrettanto vero che Pietro è l'uomo della grande esperienza, dell'esperienza della misericordia del Signore. Se prima di quell'evento drammatico che abbiamo sentito ora al narrare, era così certo, così stabile in se stesso, così sicuro della sua fedeltà. Anzi, potremmo dire, non aveva proprio compreso che il Maestro era il suo Redentore, ma lui voleva essere la salvezza del Maestro, lo aveva detto per ben due volte in modo esplicito, quando Gesù doveva andare a Gerusalemme, gli aveva affermato: tu andrai, io provvederò. E si era sentito dire: passa dietro perché mi segui, diciamo, non mi devi stare di fronte, tu sei discepolo, devi seguirmi, non puoi pretendere di essere il salvatore del Signore Gesù. E così anche nella lavanda dei piedi, giustamente nella sua affermazione aveva messo in evidenza una realtà: non sono io che devo avere i piedi lavati da te, semmai devo essere io a lavare i piedi. Però anche in questo caso non aveva compreso che il Maestro era il Salvatore e lui si doveva lasciare salvare. Però nello stesso tempo è anche l'uomo che fa quella esperienza meravigliosa quando Gesù risorto, incontrandolo per ben tre volte, dirà a lui: Pietro, mi ami tu, mi ricostruisci. E al di là delle risposte che Pietro dà, è il modo con cui risponde che a noi questa sera deve essere presente di fronte al nostro sguardo. Non è più il Pietro con le sue certezze, non è più il Pietro con le sue fortezze pretese, non è più il Pietro che vuole salvare il Maestro, ma è il Pietro che alla terza risposta: Signore, tu sei. In quel tu sei tutto ormai è capace di metterci veramente. Tu sei il mio entusiasmo, tu sei la mia gioia, tu sei il mio desiderio di essere discepolo, tu sei il mio peccato. E Pietro, che in quel tu sei tutto, si consegna totalmente al Maestro, perché ha compreso che solo consegnandosi totalmente al Signore Gesù, allora veramente possiamo entrare in quell'atteggiamento di remissione del peccato, che non è semplicemente la cancellazione di un fatto compiuto, ma è il ritorno ad una comunione spezzata. E questo è Pietro che deve interessare di più questa sera ognuno di noi. Il Pietro che può piangere amaramente ancora per molti motivi. Spesso anche noi ci può capitare di essere dispiaciuti dei nostri peccati, ma perché siamo arrabbiati con noi stessi, perché non ce l'abbiamo fatta, perché pensavamo di non cadere, perché ci siamo scoperti deboli. È un pianto salutare, per carità, quando si piangono i peccati fa sempre bene. Però non è il pianto. E non è l'atteggiamento che Pietro ha in quel Signore tu sei tu, che è un atteggiamento di affidamento, di abbandono, atteggiamento di fiducia, atteggiamento di consegna piena della propria esistenza, atteggiamento di chi si lascia ormai perdonare perché ha capito che ha bisogno del perdono. Noi stasera vogliamo fare questa esperienza. Ma per fare questa esperienza noi dobbiamo comprendere
comprendere che abbiamo bisogno del perdono di Dio, che la nostra umanità è segnata dalla caduta, non solo da quella d'origine che è stata cancellata col battesimo, ma dalla nostra caduta personale, che certo si auspica non sarà una grande caduta, però non è il massimo della comunione, che sempre deve essere ricostruita, sempre deve essere ricostituita, sempre deve essere riallacciata col Signore. E la caduta, qualunque tipo di caduta, i comandamenti sono 10, dunque diciamo amichevolmente c'è spazio per tutti, ma la caduta è sempre una menzogna. Quando qualunque cosa noi facciamo, quando qualunque peccato noi facciamo, in fondo noi esprimiamo la menzogna di noi stessi. Se rubiamo perché diciamo nostro ciò che è noi. Se diciamo il falso perché esplicitamente pronunziamo per verità ciò che verità non è. Se offendiamo il padre o la madre, se non rispettiamo la paternità di Dio, se non lodiamo il suo nome, se non viviamo da figli, diciamo il falso, diciamo che possiamo esistere senza di lui, diciamo che possiamo vivere senza di lui, possiamo realizzarci senza di lui. Alla radice di ogni peccato c'è sempre la menzogna. La menzogna di chi dice quello che non è. E questa segna la nostra lontananza da Dio. Questa sera vogliamo invece lasciare che la sua misericordia ricolmi questa lontananza, che la sua verità cancelli la nostra menzogna e che il suo perdono possa realmente sanare la ferita del nostro peccato. Come fare questo? Innanzitutto riconoscendo un po' le nostre azioni. Certo ci si perde sempre un po' la faccia riconoscendo che siamo peccatori, perché per quanto sia intima la confessione, il doverlo riconoscere, ma non solo di fronte agli altri, ma soprattutto di fronte a Dio, vuol dire riconoscere la propria fragilità. E bisogna riconoscerla nella oggettività della nostra vita. Non è sufficiente avere il sentimento del bene o del male, e neppure avere un puro senso di quella che è la colpa che nasce dal nostro male. Perché a volte abbiamo dei sensi di colpa lì dove non dovremmo averli, mentre pensiamo di essere giusti, anzi liberi, lì dove invece dovremmo provare maggiore vergogna. Questa sera noi chiediamo al Signore innanzitutto una grazia, la grazia di poter far emergere in noi il senso del peccato, non solo il senso della colpa. Senso del peccato può anche non essere sensibile, può anche non coinvolgerci emotivamente, può anche non farci piangere amaramente. Perché il senso del peccato io ce l'ho nella misura in cui mi metto di fronte alla verità che è Gesù Cristo, alla verità della sua parola, alla verità dei suoi comandamenti, alla verità del rapporto con lui. Posso sentire o non sentire emotivamente un dolore, ma non è questo che dà il senso del peccato. Il senso del peccato nasce da quando io sono così onesto da confrontarmi con la sua verità, chiamare bene ciò che lui chiama bene e male ciò che lui chiama male, anche se il mondo ha rovesciato questo modo di vedere, o forse ha diluito il bene del male togliendo ogni confine e pensando, facendoci pensare che in fondo tutto ciò che è permesso sia altrettanto lecito e tutto ciò che è fattibile sia altrettanto buono. Dobbiamo togliere tutto questo facendo invece entrare in noi il vero senso del peccato, che non porta alla disperazione,
È il senso della colpa che porta alla disperazione, perché aumenta la mia emotività, non mi lascia capire più niente, mi fa vedere tutto nero. Quello porta alla disperazione. Ma Dio non vuole questo. Dio vuole pentimento, non disperazione. Il senso del peccato invece è in modo sereno. Mi fa vedere se la mia vita è conforme o no ai suoi comandamenti. Mi fa specchiare in quel grande specchio che è la parola di Dio. E in quello specchio mi permette di rivedere se il mio volto è pulito o no al cospetto di Dio. E di conseguenza mi apre la via autentica alla riconciliazione e alla conversione della mia vita. Ecco, allora noi dobbiamo proprio prendere in mano questo, in un esame di coscienza sereno, però autentico, vero, in un pentimento presente, che non è legato all'emotività, è legato alla verità, è legato a dire sì Signore, mi rendo conto di quello che ho fatto, forse non ne provo un dolore emotivo, però mi rendo conto che non è la tua volontà. E allora il mio dispiacere nasce dal fatto che quello che ho compiuto non appartiene al tuo progetto, deforma il rapporto con te, spezza la comunione col Padre, distrugge anche la mia esistenza umana. E allora l'esame di coscienza che ci porti a un dolore vero, sereno, della verità, delle nostre mancanze, ma soprattutto ad un proposito autentico. Ciò che ho fatto non è verità, ciò che ho fatto è deformità al tuo cospetto, Signore mi impegna a non farlo più. Il proposito è essenziale. Certo dobbiamo essere sereni quando facciamo il proposito, perché conoscendo la nostra fragilità potremmo essere tentati nel dire sì Signore, faccio il proposito di non cadere più. E poi, quanto tempo dura il mio proposito? Quanto la mia fragilità non mi porterà più a cadere, oppure mi porterà ancora a cadere? Ricordiamoci sempre una cosa. Un conto è temere di cadere, un conto è voler cadere. Il mio proposito nasce quando io non voglio più cadere, non quando non temo più di cadere. Ma chiunque ha buon senso deve sempre temere di cadere, perché conosce la propria fragilità. Ma chiunque si converte deve poter agire in quel momento con la propria volontà, dicendo Signore in questo momento e poi per il resto della mia vita non lo voglio più cadere, non voglio più commettere quel peccato, ho paura perché so quanto è grande la mia fragilità, so che posso ricadere da un momento all'altro, so, non voglio ricadere da un momento all'altro. Ecco il punto forte della nostra riconciliazione. Signore, voglio camminare sulle tue vie. E lì si costruisce un proposito umile, che teme la caduta, forte, perché non vuole la caduta. E siccome ogni peccato rompe la comunione con Dio, ma rompe anche la comunione con i fratelli, è necessario che al peccato non solo sia donata la misericordia di Dio essenziale, ma che poi ognuno di noi ricostruisca un pochettino anche quella comunione distrutta. Un'opera buona, una preghiera, un atteggiamento, quella che poi viene chiamata l'opera da compiersi, che col sacerdote si può vedere, concordare, vivere insieme, ma sia significativa, perché quello che Dio riconcilia in noi, noi possiamo poi a nostra volta riconciliarlo con i fratelli. Quella ferita che Dio sana dentro di noi, noi possiamo risanarla anche con i fratelli. E allora quello che compiamo diventa un momento di gioia, una festa autentica, perché ci fa riscoprire noi stessi, la nostra serenità e la bellezza dello stare in comunione con gli altri, che nel frattempo anche loro si sono riconciliati come noi.
un popolo salvo perché riconciliato. Ecco, accogliamolo così, viviamola così questo momento di riconciliazione. È un momento di gioia, un'esperienza di luce. È l'esperienza di chi, riconoscendo il peccato, scopre di dover essere contento non perché ha peccato, tutt'altro, ma perché nei cieli c'è un Padre che viene incontro a noi, apre a noi le braccia, ci riaccoglie come figli e ci permette di continuare il cammino verso la luce del suo regno. Allora ricordiamoci di queste cose. Un momento autentico di esame di coscienza sulla verità dei suoi comandamenti e sul nostro rapporto con Dio. Un dolore autentico che non è emotivo, è il dolore di chi si rende conto di aver in qualche maniera col suo comportamento spezzato la verità con la menzogna. Un proposito autentico che non è il tenere di cadere, quello ci rimarrà sempre, ma è il voler non cadere. In questo momento io posso dire voglio, l'abbiamo la volontà, la usiamo in molti modi, a volte anche inadeguati, usiamola una volta in modo corretto al cospetto di Dio e poi dopo il grande dono del perdono ricevuto nel sacramento, quel filo sottile che riduce le fratture che il nostro peccato ha prodotto. E la festa della riconciliazione è il passo decisivo della nostra guerra.